Uomini e donne, Sabrina Ghio e Nicolò Romagnolo nello stesso locale. Uomini e donne, Sabrina Ghio e Nicolò Romagnolo nello stesso posto, le speranze dei fan si riaccendono. Dopo Uomini e donne, Sabrina Ghio e Nicolò Romagnolo la scorsa notte si trovavano nello stesso locale. A confermarlo è un amico dell'ex corteggiatore. Quest'ultimo avrebbe preso parte al compleanno di Alessandro Basile, il quale ha scelto di festeggiare in un locale di Milano. Ed ecco che sui social compaiono alcune foto che vedono l'amico di Nicolò sia in compagnia di quest'ultimo che con Sabrina. La notizia ovviamente ha riaperto le speranze nei fan. Tanti sono i telespettatori che avrebbero voluto vedere Sabrina e Nicolò uscire insieme dal programma di Maria De Filippi. Eppure, il Romagnolo ha scelto di lasciare lo studio da single. Nel frattempo, però, l'amico dell'ex corteggiatore ci tiene a precisare che i due non si sono incontrati all'interno del locale. Il giovane ha bellissime parole nei confronti della Ghio, tanto che spera che tra lei e il Romagnolo possa nascere una bella amicizia. Intanto, c'è anche chi non è convinto che i due non si siano visti all'interno del locale di Milano. Sabrina e Nicolò nello stesso locale di Milano. Nico, chi lo avrebbe mai detto, fare festa nello stesso locale e non vedersi. In questo modo l'amico del Romagnolo conferma che i due non si sono incontrati nel locale. Comunque ci siamo conosciuti e sembra una ragazza top. L'amore non è nato tra voi due, ma spero che nascerà una grande amicizia. Questo è l'augurio che fa il giovane amico di Nicolò. Attraverso questa affermazione, è possibile percepire che la situazione non è cambiata tra Sabrina e Romagnolo. Per i due non è, dunque, nato l'amore. Sabrina Ghio e Nicolò Romagnolo non si sono visti nel locale di Milano. Nonostante l'amico di Nicolò abbia confermato che tra l'ex corteggiatore e Sabrina non sia nato l'amore, i fan non possono fare a meno di continuare a sperare. Infatti, sono tanti telespettatori convinti che tra loro, invece, sia nato un sentimento molto forte. La presenza di entrambi nel locale di Milano mette moltissimi dubbi nei telespettatori, che dopo il no di Nicolò hanno preso di mira quest'ultimo.